Ciao, questa è la terza puntata di orientamento all'acquisto del tuo primo telescopio. Se sei arrivato direttamente qui, clicca sul mio canale, vai nella playlist base e parti dalla prima puntata. Negli episodi precedenti abbiamo visto alcune differenze, abbiamo iniziato a presentare i vari componenti che determinano un setup di astronomia amatoriale. In questo breve filmato invece vi parlo di due tipologie molto diffuse di telescopi: il telescopio riflettore e il telescopio rifrattore. Sappiate che quando vi troverete di fronte alla possibilità di scegliere il vostro primo strumento, dovrete innanzitutto capire, in base alla tipologia di attività che vorrete fare, su quale tipo di tubo orientarvi. Due tipologie di tubi molto diffusi sul mercato amatoriale sono certamente i riflettori e i rifrattori. Hanno importanti differenze che determineranno la vostra scelta per il vostro primo telescopio. I rifrattori sono composti da lenti, sono progetti che assomigliano un po' agli obiettivi fotografici magari ai quali siete abituati. Questo quindi è uno strumento chiuso che non si apre, non lo dovrete smontare per la pulizia. All'interno sono poste lenti a distanze diverse che permetteranno di, su strumenti di buona manifattura, contenere l'aberrazione cromatica, permettervi di avere un'immagine di qualità in uscita qui dietro, dove voi andrete a posizionare il vostro oculare di osservazione oppure la vostra macchina fotografica per astrofotografia. La particolarità dei rifrattori e di questo sistema di lenti vi permetterà di avere immagini molto incise, molto contrastate. Sono tipologie di progetti che restituiscono effettivamente delle ottime esperienze, sia in termini di osservazione che in ambito fotografico. Ogni rifrattore avrà probabilmente un paraluce che vi permetterà di limitare l'ingresso di luce parassita durante l'osservazione. Troverete ovviamente sempre lenti qui davanti, più o meno trattate a seconda del costo della manifattura dell'oggetto, per evitare che durante la notte le lenti possano appannarsi. In generale, questo tipo di strumento è uno strumento dalla manifattura abbastanza costosa rispetto a quello che invece è richiesto per realizzare un riflettore. Ovviamente anche questo è un discorso difficile da fare in senso ampio. Proprio lo strumento da 250 euro che presento nella prima puntata AstroTest è un rifrattore, ma è un rifrattore economico, un rifrattore che non andrebbe bene in fotografia. In generale, rifrattori di buona manifattura che limitino i cromatismi, le aberrazioni cromatiche, vi restituiscano un'immagine, vi abbiano la possibilità, ad esempio, di avere internamente uno spianatore di campo che vi permetta quindi di osservare e di fotografare soprattutto i vostri oggetti, mantenendo le stelle perfettamente puntiformi senza deformarle fino ai margini di osservazione o ai margini del vostro sensore di scatto. In generale, per i costi che hanno di manifattura e di costruzione i rifrattori, troverete sul mercato strumenti con lunghezze focali più contenute rispetto a quelle dei riflettori. Veniamo adesso alla tipologia dei riflettori. I riflettori sono strumenti certamente molto molto accessibili per i principianti, perché costruire un riflettore è molto più economico di quanto non costi invece costruire un buon rifrattore. Il riflettore che differenze ha? Il riflettore è composto da specchi. In uno strumento simile a questo troverete internamente uno specchio primario posto in fondo, quello sul quale si misura il diametro. Quando si parla di riflettori da 15 o da 20 cm di diametro o anche superiori, si intende il diametro dello specchio primario. In questa tipologia di strumenti troverete anche uno specchio secondario posto qui davanti, che di fatto trasporterà la luce fuori dal tubo, qui in questo punto ad esempio, dove potrete andare a posizionare il vostro oculare di osservazione oppure direttamente la vostra macchina fotografica per fare astrofotografia. Questa parte dello strumento, uguale per i riflettori o i rifrattori, dove andrete ad attaccare i vostri oculari e le vostre macchine fotografiche, si chiama focheggiatore ed è la parte dello strumento che vi permetterà di effettuare la messa a fuoco. Ecco, dicevo, questa tipologia di progetti, essendo molto più economica perché costa meno realizzare degli specchi rispetto alla realizzazione di un progetto complesso composto da lenti, vi permetterà di avere
Maggiori lunghezze focali, questo è un 800 mm, non faticherete a trovare sul mercato anche dei 1000-1250 mm a costi sempre molto contenuti. E specialmente alti diametri, notevoli diametri rispetto ai diametri che possono offrirvi rifrattori a parità di prezzo e anche in realtà a prezzi superiori. Questa soluzione del riflettore è ottima per chi vuole iniziare a fare astrofotografia o per chi vuole fare osservazione in senso abbastanza generico. Io consiglio moltissimo in generale questo tipo di strumento come prima esperienza perché vi permetterà di fare belle osservazioni di spazio profondo, della Luna, dei pianeti e anche tutti gli esperimenti di astrofotografia che vorrete, quindi sia appunto Deep Sky che Imaging Planetario. Mentre il rifrattore ha un ingombro contenuto e un progetto che internamente tiene bloccate le lenti vi permette di fare un trasporto senza nessun tipo di difficoltà, il riflettore ha bisogno di un po' di manutenzione in più. Intanto lo specchio sul fondo si sporcherà durante le ore di osservazione e di acquisizione fotografica, quindi ogni tanto vi servirà a smontarlo per poterlo pulire. Seconda cosa, la posizione di questo specchio primario rispetto al secondario è determinante per poter osservare in modo corretto e anche fotografare, ma queste posizioni sono variabili perché con il trasporto questo telescopio, questa tipologia di telescopi, si può scollimare, quindi le rispettive posizioni dei due specchi potrebbero non essere più un giorno così corrette, soprattutto appunto se lo trasporterete e lo sottoporrete a vibrazioni. Niente panico, vi basterà imparare a collimare un telescopio riflettore. Non è un'operazione complessa, è un'operazione che spero di farvi vedere presto in un filmato anche qui sul canale, non l'ho ancora fatto, ma non spaventatevi di fronte a questa necessità. E sappiate anche che, ad esempio, se non dovrete trasportarlo spesso, non vi richiederà praticamente mai di collimarlo. Telescopi riflettori come questi hanno ovviamente un certo peso, quindi vi richiederanno montature equatoriali di un certo tipo per poterli gestire, mentre rifrattori piccoli come questo possono arrivare a dei pesi così contenuti da poter provare addirittura in un setup con Star Adventurer, con Astro Inseguitore. Avete anche qui quindi una grande varietà di scelta, determinata da che cosa? Dal budget, dal tipo di spesa che vorrete fare, ricordandovi che appunto un rifrattore buono costerà comunque sempre di più di un buon riflettore. In base alla dimensione della strumentazione che vorrete avere, più o meno trasportabile, e in base anche alla focale che vorrete raggiungere, larghi campi piuttosto che spazio profondo a campi più ristretti per fotografare in modo più ingrandito oggetti molto più lontani e quindi molto meno accessibili da focali di poche centinaia di millimetri come i rifrattori. Per domande più specifiche potrete contattarmi in privato, ma spero di avervi dato un po' un'idea di base tra le differenze di queste due tipologie di telescopi. Alla prossima puntata. Ciao!